E signori, per la parte numero 25 andiamo a fare le gare di barca, sperando che il gioco non faccia lo stronzo. La nostra selezione di barche da corsa ti piacerà. Ma c'è una differenza tra queste e poi piglio questa. È stato un piacere. No, aspetta, ho sbagliato. Vabbè, a parte i soldi non mi mancano, c'ho un milione, quasi due da parte. Vabbè, sì, ho comprato quella che costava di più, quindi buona. Però ho sbagliato perché dovevo andare qua. Ho corso per tre isolati e quando credevo di averlo seminato lì, eccolo. Ehi là, che piacere vederti, carissimo. E hai una barca? Devi assolutamente farla gareggiare. Spiega le vele sulla baia e gareggia con le altre barche. Ho paura. C'è piacere più grande. Ho molta paura. Allora, sono 6. Facile, media, difficile. Facile, lunghezza media, difficoltà facile. Gara lontana. Fuga da Alcatraz. Già il nome promette male. Speriamo non sia roba tipo droni, perché se no divento matto. Ok, con R2 si accelera. Ai 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 ai. Non lo so, raga. Boh, marabatto, vediamo come viene. Ok, più perpendicolare sei al vento, meglio vai. Stranissimo, però. Odio, a parte senso, perché la vela devia il vento. Cioè sì, prende il vento e poi col timone lo piloti, sì, ha senso, però insomma. Ci deve arrivare ste cose. Ok, sempre tenere quella barra verde in basso a sinistra il più carica possibile. La drizza. Vedi che tutti vanno in là? Così poi giri e sei a posto. Ha senso. Mi sa che Tezio rimarrà inculato, perché poi devi girare tutto all'ultimo. Meno mi sa, ci arrivo proprio dritto, dritto, dritto. Guarda là. Guarda come ci arrivo. La musica delle battaglie navali è bellissima. Ok, qua andiamo direttamente a tutta birra e tagliamo il traguardo per primi, dai. Non mi dire che ce la fa prima lui, perché non sarebbe giusto. Ho vinto io. Ben fatto, amico mio. Hai vinto una gara contro alcune delle persone più facoltose e influenti di San Francisco. Voglio vedere quando arriviamo a quelli bravi che succede. Comunque, di 5 secondi mi dice, vabbè. Bene così. Fuga da Alcatraz è andata. Che vi devo dire. Andiamo alla seconda. La posizione dovrebbe dare 14.000 follower, regata a Oakton, come cazzo si chiama, vabbè, l'avete letto e va bene così. Due e uno e via. E poi di barche veramente non ne capisco un cazzo. Ok, sempre
perpendicolari al vento, raga. Ma poi devo capire perché sta musica alla Disney. Ok, buono. Guarda come vi taglio la strada. Boom. Vabbè, qua ci si può arrivare proprio dritti per dritti. Siamo primi. Ah no, siamo secondi, ok. Ha senso. Pensavo fosse prima la posizione. No, in realtà prima è il giro, che è unico. Quindi sti cazzi. Andiamo a fare sto giro qua. Acquistare velocità così. Mi raccomando, leggete le freccine. O puoi curvare tutto. Oh, ada sto stronzo. Vedi a fare lo stronzo? Che non ci guadagni? Perché ora sei secondo? Adesso ti giro così e guarda come taradara tara. Sono quinto, non è che abbia fatto una decisione molto saggia, ma secondo me il gioco vale la candela. Me lo sento. Quarto, terzo, secondo. Qua mi dice primo, però non mi fido. Eccoci che adesso dobbiamo rimontare. Adesso è il momento. È il momento ora. Tararatta 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 tarara tararatta 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 tarara. Dai che ce la facciamo. È dietro di me, ma lo taglierò io. Lo taglierò io. Lo taglierò io, signori. E la seconda gara se ne va. Qua ancora sopra di 5 secondi. Boh, bene così. 14.000 follower. Media lunga, media lunga. Cambierà di poco, ma noi ce la dobbiamo fare, ragazzi. E andiamo alla terza gara su 6, difficoltà media, lunghezza lunga, gara di Yerbabuena Island. Ho sbagliato a nominare. Nice, let's go. E 3, e 2, e 1, e si va. Ok, subito portarsi lì. Ok, primi per ora, ma calmi, calmi. Sempre con la musica Disney sotto, tranquilli. Oh, ma sto stronzo! Andartene un po' a fanculo. Che adesso riacquisto velocità. Ok. Da sta merda umana.
prova a superarmi. Tanto ti taglierò la strada, vedrai. Dai, su, dai. Ce la puoi fare, Marcus. Che parte è? Giro, ok. Che dito al culo che è questo? Stiamo perdendo. Ho fatto una curva di troppo. Lo devo costeggiare. Non posso lasciarlo vincere. Galoppa, Marcus, galoppa. È dietro. Godo. Dobbiamo farcela. Non possiamo mollare adesso. Primo. Per 2 secondi primo. Vamos. E anche la regata di Yerba Buena se ne va. Rimangono Golden Gate, crociera costiera, costa crociere, e in corsa verso Marin. Ok, sarà la prossima. Sarà la terza. Andiamo avanti. 4 su 6, ragazzi. Golden Gate. Golden Gate. Non si può dire, ragazzi. Non si può dire. Ok, e qua andiamo dritto per dritto perché non vedo altra soluzione se non questa. Magari schiviamo i pali, quello sì. È possibile che è una donna, sta stronza? Con la barca rossa, oh, sia sempre lì attaccata a rompere i coglioni. Ora dice che siamo secondi. Non molliamo. Che appena arrivati alla boa giriamo subito. Che è il primo, la blu. La taglio prima io la curva. E qua si acquista velocità. Proprio turbo. Guardatemi la targa, stronzi. No, non si dice prima. Secondo me sarà una gara piuttosto lunghetta, Non vorrei creare brutti auspici, ma
secondo me. Secondo me però abbiamo un bel margine di vantaggio, quella è una cosa sicura. E ripeto, meno male ho comprato la barca. Ops. Più costosa. Immaginate mi fossi lasciato ingannare dall'estetica della barca più lenta? Credo fosse quella blu o quella verde. Anche qua, dritti al punto. At maximum speed. Sono tutti lì loro. Ah, hanno cioncato, che bello. Così si dice, non lo so, però ci siamo capiti, hanno sbattuto, ecco. Ok, qua prevedo qualcosa di particolare, perché credo che adesso bisogna fare qualcosa di molto, molto, chiamiamolo, appuntito. Guarda quello stronzo là. Ho detto che era un dito un culo quello. Non mi credevate? Catamarano rosso di merda. Guarda che ti mangio in testa, lurida cogliona. Ci si è messo anche il verde, vaffanculo. Che quando curva si curva anche noi, Stringiamo un po'. No, ciccia, sto gioco non lo fai. Però lo fanno gli altri. Vaffanculo. Ma dove andate? Ho fatto il coglione, ho fatto. Ho sbagliato la direzione delle frecce. Dai che li recuperiamo. C'è un'ultima po' di speranza. Ok, uno l'abbiamo recuperato praticamente. Dai! La pazienza è la virtù dei forti. Dai che abbiamo recuperato pure il secondo. Eravamo bene in testa. Non so cosa mi sia venuto in mente di fare. Ho fatto la cazzata. Però ora come ora abbiamo recuperato. Stiamo pure provando a staccarli. Dura una vita e mezzo sta gara qua. Allora è gara tra me e te adesso? E allora che sia gara tra me e te?
dobbiamo stringere la curva. Dobbiamo chiudergli lo spazio. Solo così possiamo arrivare. No, no, tu stai dietro. Tu stai infinitamente dietro. Tu stai perennemente dietro. Tu stai dietro perché davanti ci sto io, ragazzi. Un'altra andata. 6 secondi di vantaggio, sti cazzi. Ok, Golden Gate andata, rimangono crociera costiera in corsa verso Marin. Dai così. E allora in corsa verso Marin, sì, a Marin, quello che volete voi. Fatto sta che sarà così. Sempre quello la stronza con la barca rossa. E 3, e 2, e 1, e via la penultima gara. Subito attacchiamo sto spazio, ragazzi. Subito lì. Sorry. Ma sempre quel rosso laggiù, oh. Bene, via. Cambiamo rotta. Ok, allarghiamo la curva, così in modo da... attaccare lo spazio bene. Qua a gomito e poi dritti. Dai che lo puoi recuperare, dai. È il momento adesso, bisogna raggirare quella bola giù. E vaffanculo, dai così. Buttato fuori strada, speriamo sia servito a qualcosa. Diciamo che l'aver giocato sporco abbia portato frutti e non me li faccia pagare in fondo alla gara. So che dirvi. Eccolo, è Riel incredibile. Ok, devo chiudergli la curva. Devo necessariamente chiudergli la curva. Devo chiudergliela così. Non ci vedo. Ok, gliel'ho chiusa. Tutta birra. Sprint massimo.
Di velocità non posso ottenere di più. Madonna quanto è dietro! Madonna quanto è dietro! Madonna quanto è dietro, signori! Madonna quanto è dietro, che colpo che gli ho dato prima! Vabbè, è stata un'irregolarità assurda. Però il gioco la passa, va bene così, va bene così. E ragazzi, la penultima è andata. 17.500 follower. Sono andati 6 secondi prima, sti cazzi. Buono così. Rimane solo crociera costiera. E allora, crociera costiera, lunga, ma soprattutto difficile. Questo è il problema. E signore e signori, l'ultima gara di sempre su sto gioco, meno male. Via, è andata. Di sicuro bisogna acquistare evento. E allora di qua, subito. Ok, c'era cambiare traiettoria e allora... Via così. Oh, non siamo partiti male, eh? Curva a gomito per poi... A gonfie vele andarcene. Boom. E cerchiamo di non stringere troppo e non allargarci troppo. Tanto però stiamo andando bene. Poi dopo si vedrà. Qua c'è da rallentare per forza. Però si potrebbe anche fare così. E poi girare all'ultimo. Oh yes baby. Che allarghiamoci, allarghiamoci. Quello potrebbe essere il traguardo. Potrebbe esserlo. E allora... Dritti alla meta. Ce la possiamo fare. Che adesso abbiamo rallentato un pochino, ma poi giriamo per lo sprint finale. Lo sprint finale è sempre col vento a favore. E come se è col vento a favore, ragazzi. Abbiamo finito. Le gare, non solo di barche, ma le gare in totale. Tararara, tarà! Sono davvero colpito. Hai vinto il campionato. Dobbiamo festeggiare, amico mio. Champagne per tutti. Tra l'altro con 9 secondi di anticipo. Bene così. Usciamo. E ragazzi, grazie della visione. Like al video, iscrizione al canale. Anche queste ce le siamo tolte di torno. Adesso rimangono DLC, qualche missione secondaria e poi il resto della storia. Non dovrebbe mancare tantissimo. Bel lavoro. Grande Adri, sono contento. Dai.